Ciao a tutti ragazzi, qui è FortGamer che parla e benvenuti in un video leggermente diverso dal solito. La challenge che abbiamo oggi è con il nostro carissimo Tokyo Treat, come potete vedere qui ragazzi, Tokyo Treat. In pratica la challenge funziona così: se assaggio uno snack di questa scatola che non mi piace, il video finisce. In pratica ragazzi, quella che vedete qui è una scatola con vari dolciumi al suo interno, principalmente comunque giapponesi e asiatici, di vario tipo che in Italia qui non trovate. Quindi mi raccomando, se anche voi volete abbonarvi a questo servizio, vi lascio un link di affiliazione in basso. Il primissimo link che vedete ragazzi è per appunto fare l'abbonamento. Ora vediamo un attimo, perché sono curiosissimo ragazzi. Io ho già aperto la scatola, l'ho già aperta, infatti non credo sia messo tutto proprio in ordine, però è l'ordine in cui sono riuscito a rimetterlo. Ragazzi, vi prego, non arrabbiatevi con me. Qui vabbè ci sta l'opuscoletto, dove insomma si vede un po' tutte le cose che ci stanno dentro. Io non ho voluto vedere cos'era, ho semplicemente aperto per, diciamo, dare un primo sguardo, e così è come si presenta la scatola. Insomma raga, un bel po' di roba, spero che si mette a fuoco, cavolo, già sta distruggendo tutto. Ok, raga, partiamo. Abbiamo subito questi Kit Kat, credo che saranno un pezzo forte del nostro pacco. Io metto tutto fuori. Poi abbiamo questi cosi, che non so cosa sono, ragazzi. Ora vi dico subito, sono tipo Sakura Milk Caramel Corn, quindi forse dei puffi. Avete presente i puffi, però dolci alla Sakura. Io, ragazzi, non so assolutamente cosa sia la Sakura, sono ignorantissimo della cultura asiatica. Speriamo che mi piaccia, perché qua vedo che tante cose sono la Sakura. Questi invece sono Cheetos, Wasabi Cheetos. Ah, questi ragazzi faranno male, mi sa. Poi questi pochi, pochi ma come dicono i quelli del server, ragazzi, pochi ma buoni. Questi credo siano sempre alla Sakura. Sì, questi li conosco, non mai assaggiati, però li conosco. Una barretta al cioccolato, credo sia al cioccolato, immagino di sì, eh? E tante buste più piccole, ragazzi. E poi cos'è qui? Nettare. Questo credo sia sempre nettare di Sakura. A questo punto, ragazzi, credo che la Sakura sia tipo un frutto, non lo so, strano. Ragazzi, devo cercare che cos'è la Sakura. Ok, ragazzi, sono stupido, è semplicemente il ciliegio giapponese. Complimenti, FortGamer, la tua cultura ci scovisce sempre. E vabbè, ragazzi, abbiamo un bel po' di roba. Guardate, c'è ancora tantissima roba. Non credo assaggerò tutto, non riuscirò ad assaggiare tutto, perché forse qualcosa non mi piacerà. Però sono interessato a delle cose in particolare. Direi di cercare, per quanto possibile, di non mischiare dolce e salato. Quindi partiamo da questa cosa al burro e dopo passiamo ovviamente al salato. Ok, vediamo. Questo è tutto sfondato, l'ho distrutto io prendendolo prima. E credo sia un biscotto normale, ragazzi. Era un pandino, è un pezzo di un panda. Ah, vabbè. Un biscotto a panda. Cioè no, un biscotto a burro, non a panda. Ci sta raga, un biscotto normalissimo. Voglio evitare di passare a troppe cose diverse, quindi magari assaggiamo questa barretta al cioccolato. C'è un tipo sopra che sembra Doraemon, ma non credo sia Doraemon. Barretta al cioccolato dovrebbe piacermi easy. Vediamo. Ah, è buona raga. Ah, ve dico, questa è puffi, avete visto il puffo? Cioè proprio la patatina puffa al formaggio. Questa non è al formaggio, però è quel ripieno. E poi fuori c'è il cioccolato, non so se si vede, però ci sta. Buona raga. Strano, un sapore particolare che non ho mai assaggiato, però è buono. Buono, ci sta. Questo invece è un marshmallow, ragazzi. Non so assolutamente che gusto sia, credo sia un marshmallow normalissimo. Però assaggiamolo, magari ha qualche sapore strano particolare, tipo, non lo so, la Sakura, non credo questo. Vabbè, è un marshmallow, ragazzi. Sì, abbiamo questi pochi. La confezione, ragazzi, non la voglio distruggere, perché è bellissima. Ti prego, apriti. Ok. Guardate come sono belli, ragazzi. Ce ne sono vari, vari pacchetti. Bellissimi. Mela, sono curioso. Vediamo un po', ragazzi, se riesco ad aprirli. Ok. Assaggiamo. Vabbè, la forma è una forma classicissima di un'altra merendina che conosciamo. Un sapore molto strano, ragazzi. Wow. Non è male. È fresco. Un sapore fresco, sì, ci sta. E sono al cioccolato, sì. Se fosse al cioccolato, sì. Il cioccolato e Sakura non sono male. Dico la verità, sono buoni. Beh, allora, pochi approvati, pochi ma buoni approvati. Ragazzi, cerco di fare un assaggio di tutto, perché devo mangiare un po' di cose, quindi non voglio esagerare. Abbiamo poi questi che mi interessavano. Questi sono nella versione premium, ho visto. Sono solo presenti nella versione premium. E vediamo, questi secondo me pure sono buoni. Ci riuscirò, ragazzi. Ok. Hanno la forma di gamberi, non so perché sembrano gamberi, ragazzi, guardate. E assaggiamo, ce ne sono, vabbè, vari ovviamente, non so se si vede. Ok, ragazzi, ci stanno, hanno sempre quel misto di puffo, non al formaggio, però con la Sakura. Sapete che questa Sakura non è male? Mi aspettavo non mi piacesse, invece, buona, sì. Per ora la sfida procede. Sono sti cosi, che non so, c'è una tartaruga sopra, non capisco perché. Non credo siano la tartaruga, sinceramente, ma sono patatine normali. Forse un po' piccanti, boh.
Ah, sono adatto a Luca perché sono croccanti. Anche questo è un sapore molto particolare. Non mi fanno impazzire. Hanno un retrogusto più buono. Però, vabbè, ci sta, nulla di particolare, ragazzi. Sanno proprio di cracker, questi devono essere accompagnati con qualcosa di fresco. Cioè, sono i cracker che ti danno al bar, ci sta. Abbiamo poi queste palline, non so assolutamente cosa siano, ragazzi. In questo caso, vediamo, questo sono curioso di capire cosa sono. Queste palline sono Mr. Onion and Snacks. Aia, aia. Questi, raga, potrebbero essere la mia morte, vediamo. Sono un po'... sì, effettivamente si sente un po' l'onion. Ok, il sapore non è il massimo, però il sapore dell'onion non è fortissimo. Ci sta, diciamo non i miei preferiti, però se me li mettessero e avessi fame li assaggerei. Sì, non è un sapore fortissimo. Non sono buonissimi, però non è un sapore fortissimo. Sono mangiabili. Non c'è ancora nulla che mi ha veramente disgustato, se devo essere sincero. Abbiamo poi questi. C'è un pesce sopra, questa cosa mi preoccupa. Io so che in Asia, avendo visto tantissimi video, la roba col pesce esce praticamente ovunque. Questa cosa mi spaventa un sacco. Oh mio Dio. Anche la loro forma è un po' particolare. No, sono molto simili a questi, sinceramente. Molto simili. Non è stato dello stesso sapore, però sì. Credo siano praticamente due versioni diverse, quindi ok. Ci sta. Ok, ho provato un attimo ad ammassare le cose, cioè metterle a posto come faccio nella mia vita, cioè ad ammassare le cose in disordine in un punto così sembra più in ordine. E vediamo, queste credo siano patatine semplici, non credo abbiano qualcosa di particolare, vi prego non esplodete. Ho tantissima aria dentro, non sono capace di aprirle senza sfondarle. Ok, stava l'apertura facilitata, vabbè sono un deficiente. Queste vabbè sembrano, sono buone. Allora sanno, non so se ce l'avete presente, di patatina light, però con una forma fake fries, quindi... cioè, ci sono buone. Queste sono proprio buone, mi piacciono un sacco, raga. Sì, potato fry. Molto buone queste, veramente forse le migliori per ora, a livello di patatine che abbiamo trovato, molto buone. Poi, ragazzi, passiamo alla roba piccante. Queste sono a curry. E la cosa mi spaventa, lì non credo sia rimasto qualcos'altro di particolare. Mi spaventano veramente un sacco. Oh mio Dio, già si sentono piccantissime. Mi è arrivato... oh mio Dio, ragazzi. Questo fa paura. Non è arrivato ancora niente. Ok, ragazzi, non sono piccanti come mi aspettavo. Vi assicuro che l'odore vi porta ad avere una paura enorme, però cioè, non sono per niente piccanti. Sono patatine normalissime, un po' aromatizzate, ma non volevo mischiare dolce e salato, ma ho lasciato i Kit Kat alla fine, quindi mangeremo quelli, li lasciamo com'è. Diciamo assaggio particolare, assaggio finale. Abbiamo questi Cheetos al wasabi. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no. No, mangio prima i Kit Kat, ragazzi, perché so che questi non mi piaceranno. Non sono un amante del wasabi, dovete saperlo, quindi credo che quelli non mi piaceranno. Però intanto apriamo i Kit Kat, perché questi invece vado più sul tranquillo, più mi piacciono. Guardate come sono carine le confezioni, non so se si vedono. Ce ne sono tantissime piccole. Sono bellissimi. Spero che il sapore sia buono quanto la bellezza delle confezioni. Sono pure piccoli, tutti carini. Vediamo. Non voglio ovviamente mangiarli tutti in una botta. Li stacco perché so che molte persone si triggerano se non li divido. Sono bellissimi. Sono bellissimi. Guardateli. Io non... a me non piace troppo il cioccolato, devo essere sincero. Non ci vado molto appresso, insomma. Però questi secondo me... l'odore non è male. Ma ci sono, raga. Sono buoni. Sono buoni. Va bene. Sì. Ok. Mi piacciono, raga. Mi piacciono, seriamente. Questi sono buoni, ok. Questa sakura, raga, l'ho sottovalutata. Io pensavo veramente che non mi piacesse nulla della sakura. Invece è il pezzo forte, diciamo, di questo pacco. Mi piace un sacco. Anche sakura andata. Cioè, i Kit Kat alla sakura. Approvati anche questi. Abbiamo anche questo nettare di sakura, questo è quello che mi spaventa di più insieme ai Cheetos al wasabi. Non esplodere. Sta scritto quando scade? No, credo di no, ragazzi. Allora, sa di succo. Sa di succo di... non mi viene, ragazzi, forse ananas. Assomiglia all'ananas. Allora, vediamo, ragazzi. Non bevo vicino perché magari dopo faccio assaggiare anche a Joseph. Sa di succo più o meno all'ananas, però un sapore molto meno forte. Non è male, rinfrescante. Io l'avevo messo anche un po' in frigo prima, poi l'ho messo dentro. Non è male,
Ci sta, ragazzi, ci sta. Ragazzi, prima di passare a quella roba però col wasabi che so che non mi piacerà, voglio ricordarvi che in descrizione c'è il link per fare l'abbonamento anche voi al Tokyo Treat e farvi arrivare a casa tutta questa roba. Perché, ragazzi, lo so che vi è venuta l'acquolina in bocca per questi Kit Kat. Io ne sono consapevole perché sono veramente buoni, eh. Quindi passiamo al pezzo forte, ragazzi. Ok. Ragazzi, credo che il video si sta per concludere, perché questi cosi al wasabi hanno un odore, mamma mia. Ok, ragazzi, facciamolo. Ah, questa cosa andrà male. Oh, oh mio Dio, che schifo. Scotto la botta, raga. No, no, questi no, ragazzi, questi no. Ragazzi, Cheetos al wasabi decisamente hanno fatto concludere il video.